verso parole dentro un grosso frullatore. Quando ci mettiamo seduti a chiacchierare, e cerco parole e allora provo a immaginare un altro modo di dire, di fare e di pensare. Spendo parole e cerco di partecipare con la faccia giusta per farmi ispezionare. Ho pensieri di cui non mi voglio vergognare e molti altri aspetti ancora tutti da smarcare. Esperimenti e scrivo cose strane sopra una rivista. Sono di sinistra, ti lascio dire quello che non pensi e di cui non sei protagonista. Nel mio punto di vista, il lavoro che facciamo insieme è quasi sempre una conquista. E faccio da apripista, perché del resto sono stato anch'io a modo mio un po' casinista e anche equilibrista. Ci provo a non cadere nel tranello di mostrarmi narcisista. Sono un po' integralista. Tu paghi il conto per depositare in me l'ennesima intervista. E siamo proiettori dell'universo che portiamo chiuso dentro i nostri cuori, dei nostri limiti, dei difetti e di certi dolori, dell'incapacità di cancellare i vecchi rancori. E siamo debitori della ricchezza di imparare a volte dai nostri errori, dell'importanza di saper ritrovare i giusti valori, del quotidiano interrogarsi dentro e raccontarsi fuori. Mi offri parole e leggi nuove da considerare, arrivando al punto più profondo da curare. Vedo valli e speranze, sono di un altro colore, e mi rendo conto non c'è nemico contro cui lottare. Sono il proiettore, invento tutta una realtà di sana pianta. Sono sceneggiatore, non vedo mai un dottore. E temo da 20 anni e forse anche di più l'arrivo di un malore. Mi atteggio professore, apparentemente non mi arrabbio mai e faccio il moralizzatore, un vecchio giocatore. E vado avanti con un certo peso, con tutto il mio spessore. Ho l'aria del censore, mi perdo quello che ho davanti, non ne vedo lo splendore. Prendo l'ascensore e mi affanno per cercare il modo e il tempo mio migliore. Siamo proiettori dell'universo che portiamo chiuso dentro i nostri cuori, dei nostri limiti, dei difetti e di certi dolori, dell'incapacità di cancellare i vecchi rancori. E siamo debitori della ricchezza di imparare a volte dai nostri errori, dell'importanza di saper ritrovare i giusti valori, del quotidiano interrogarsi dentro e raccontarsi fuori.